6.205 casi su 30.481 tamponi processati, tasso di positività al 20,35%. Questo è il dato emerso dal bollettino epidemiologico del 20 luglio. I casi emersi dal report precedente erano stati 9.857 su 38.616 test con positività al 25,52%. Il totale dei contagi da coronavirus emersi in Puglia sale a 1.350.176, di cui 80.602 attualmente positivi, 1.260.825 guariti e 8.749 deceduti. 5 sono i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 3.039 i casi attivi in meno rispetto a ieri, 9.239 i nuovi guariti. Calano da 490 a 479 i pazienti ricoverati in area non critica, restano 17 le terapie intensive. Su scala provinciale, il dato più alto di giornata è rappresentato dai 1.923 nuovi casi emersi nel Barese, 439.558 è il totale dei pazienti registrati nell'area del capoluogo di regione da inizio pandemia. 1.258 sono i nuovi positivi emersi nel Leccese, 272.631 è il totale della zona salentina. 976 sono i nuovi contagi registrati nel Tarantino, 181.773 il dato complessivo dell'area ionica. 755 sono i nuovi casi emersi nel Foggiano, un dato che porta il totale a 193.678. Numeri simili infine nel Brindisino e nella VAT, zone nelle quali sono emersi rispettivamente 602 e 528 nuovi positivi. 127.202 il totale dell'area messapica, 118.988 quello della provincia di Barletta-Andria Trani. A chiudere il quadro, 140 residenti fuori regione e 23 casi della provenienza non nota. 11.896.350 è il totale dei tamponi processati in Puglia da inizio pandemia.